l'arma azzurra glorificata sul Montello con la commemorazione dell'Asso degli Assi, medaglia d'oro Francesco Baracca, al cippo che sorge dove il 19 giugno 1918, durante un eroico volo di guerra, cadde l'eroe azzurro della battaglia del Solstizio. Presenti i quadrumviri Balbo e De Bono, il sottosegretario all'aeronautica generale Valle, il maresciallo d'Italia Pecori Giraldi e numerosissime altre autorità, personalità e gerarchie. Mentre il cielo vibrava al passaggio dei 200 velivoli da caccia in formazione, la corona d'alloro del Duce è stata deposta sulla tomba e Sua Eccellenza Valle ha letto un messaggio inedito di Gabriele D'Annunzio in rievocazione dell'eroe. Tu, il Dio, ma noi le forti ali dell'Aquila, e l'acuto suo sguardo, per portare ovunque tu regni la fede immacolata di Roma e la gloriosa bandiera d'Italia. Benedici, il Dio, l'Italia, sede del tuo augusto vicario, proteggi i nostri governanti, salve il re e prospera la tua reale famiglia, così sia. L'inaugurazione del monumento ossario di Fagaré, svolta alla presenza del ministro segretario del partito. Caduti sulle sponde del Piave! Presidente!